Federico Perrotta, presentatore ufficiale dell'evento, di questa proiezione che sarà sicuramente magica. Lei ha già visto il film ovviamente in anteprima. Se dovessimo scegliere tre aggettivi per definirlo. Illuminante, sicuramente emozionante e noi, il terzo non è un aggettivo ma è una frase che mi piace, ti riconcilia con il mondo. Quindi mi auguro che voi lo possiate vedere, i premi che arrivano dai festival dove viene proiettato il film sono premi importanti, ci fa ben sperare anche per il seguito perché c'è un seguito e in generale smettiamo di stare dietro una tastiera. Diciamo, dobbiamo essere forse un po' meno leoni tutti quanti e un pochino più corrieri solidali. Capirete questo se vedrete qualcosa di Serendip sul web o se avrete la possibilità di vederlo al cinema. Cosa si aspetta da questo film, da Serendip? Io mi aspetto umanità, la cosa che abbiamo perduto. Siamo stufi di questi film catastrofici americani, vogliamo incontrare persone, sentimenti, natura. Io penso di trovarli in questo film. Cosa si aspetta da questo film, da Serendip? Che comunque ti lasci qualcosa di positivo e che tante persone si possano avvicinare a questo progetto, che comunque è molto molto interessante. Allora, cosa ti aspetti da questo film? Allora, io a dire la verità non lo so, perché sono stato invitato, so che questi ragazzi dal nulla hanno creato un movimento comunque di aiuto alle persone. Mi aspetto di vedere un buon prodotto e di poter poi portare quello che ho visto questa sera anche ad altri colleghi e altre persone per mostrare e continuare ad aprire la speranza, che l'impegno può fare il cambiamento, che il cambiamento è ancora possibile, questo credo. Allora, io il film già l'ho visto, quindi parto avvantaggiata, no? E sto raccogliendo delle informazioni molto molto preziose perché mi rendo conto che questi ragazzi sono molto stimati, quindi comunque sia ci si aspetta qualcosa da loro, però vi assicuro che sarà un'emozione unica. Daniele, fotografo ufficiale della serata, hai visto già in anteprima il film? Certamente, per me Antonio ed Andrea sono più che amici, sono diciamo dei fratelli. Con Antonio collaboro per organizzare viaggi di gruppo e mi aspetto veramente una bellissima serata, soprattutto dove un bellissimo messaggio viene recepito dalle persone. Che cosa le è piaciuto di questo film? Beh, innanzitutto la realtà che hai espresso, che è una realtà che pare così lontana da noi, ma realmente non lo è. Che se due ragazzi sono di Chieti e sono riusciti a fare una cosa così importante, un progetto così importante e coinvolgere tante persone vuol dire che la distanza è molto più corta di quello che sembra. E poi la spontaneità, la semplicità delle immagini, ma soprattutto dei protagonisti di questo film. E credo che a volte, come hanno detto loro, basta veramente poco. È una città orgogliosa che accoglie un progetto di questo genere oltre che la proiezione del film, un progetto che gira il mondo e che quindi porta il nome della città un po' in tutto il mondo. Sì, infatti noi siamo grati agli organizzatori e con un pizzico di orgoglio dico che subito abbiamo accolto, soprattutto nella figura del sindaco, questo progetto e l'abbiamo portato avanti. E li abbiamo coadiuvati logisticamente, ma il merito è veramente tutto loro. E noi siamo qui, sì, inorgogliti e pronti per la seconda parte. Me ne vado sazio di umanità. Ryan locale, che faceva la guida, raccontava che i turisti non avevano mai parlato in quel modo come parlava Antonio con lui, che non volevano mai fare le cose che lui diceva di volere fare. Questo tipo di cinema, diciamo che è il giusto compenso per chi ha bisogno di questa forte umanità. Io sono orgoglioso di questi ragazzi perché sono fortemente umani, li incoraggio e li sosterrò sempre. Una più emozionante di Serendip qual è stata? È lui che si mette a confronto con il mondo, insomma, con quello che sente dentro e riesce a riconoscere quello che sente e portarlo avanti. Un monito un po' per tutti noi. Sì, sì, uno stimolo ad essere, a non aver paura di tirar fuori quello che abbiamo dentro. È emozionante vedere quanto si possa fare con poco, veramente due ragazzi che attrezzano col nulla qualcosa che rimarrà per sempre nei loro cuori e spero che sia da input per noi tutti. Questo è bellissimo, grazie. Grazie.
Sicuramente una bellissima esperienza che può insegnare tanto. Questo sarebbe sicuramente un documentario da mostrare nelle scuole. Quale scena le è piaciuta di più? Beh, la consegna dei doni sicuramente è la missione che avevano, quindi sicuramente è stato il momento più importante. Sì, tutto, cioè, è stato molto molto emozionante. Poi il momento della tartaruga, della tartarughina in mare, molto significativo, no? Il gesto, è stato quello, il messaggio insomma che mi è arrivato di più oltre alla missione, proprio un messaggio personale. Ok, grazie, grazie. Fortemente emozionante, veramente c'è da essere orgogliosi per questi due ragazzi e di tutti quelli che hanno collaborato con loro. E certamente per noi che andiamo via è motivo di riflessione, di profonda riflessione. Complimenti a tutti voi. Com'è stato questo Serendipity? Meraviglioso, meraviglioso. Cosa le è piaciuto di più? L'idea che hanno avuto, bella, semplice, originale, ma trainante, molto trainante. Noi conosciamo Antonio da quando era piccolo, quindi lo conosciamo molto bene, è sempre stato un ragazzo molto sensibile, attento agli altri, veramente bravi, 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 bravi. Mi è piaciuto molto, sono rimasto sbalordito dall'operato di Antonio e Andrea. Molto, molto emozionante, molto bello, veramente molto toccante anche. Non mi aspettavo questo genere, però è stato coinvolgente e molto emozionante. Complimenti veramente ai ragazzi che sono stati veramente di grande spirito e poi il film è di grande impatto. Mette proprio a nudo la realtà di quei posti e quindi è bene che si veda e che questi ragazzi vanno avanti per il loro progetto. È stato veramente un piacere di vedere questo film perché ci ha fatto vedere come sono bravi questi giovani a dare, a aiutare questi bambini. No, è stato meraviglioso, commovente e meraviglioso, veramente. Un buon esempio per il resto dei giovani di seguire questa strada, troppo bella. E l'emozione proprio formidabile, veramente. Qual è stata la scena che le è piaciuta di più? Quella finale della tartaruga, la tartaruga messa in mare, fantastica. È una scena stupenda, un'intuizione veramente eccezionale. Peraltro tutto molto molto bello e emozionante. Ci sono state anche delle scene simpatiche. Certo, quelle in dialetto abruzzese fatte da Antonio, molto 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 simpatiche. Ci siamo veramente divertiti. Francesco Di Bucchianico, Radio Delta 1. Allora, cosa racconterai da domani di questo film? Beh, sono già 2 anni che noi ne raccontiamo in radio, partner di questo evento, soprattutto per la parte musicale. Quindi la cosa bella è che grazie alla radio e grazie a tutte le persone che ci seguono, la musica è stata selezionata. Che cosa racconterò in particolare? L'emozione di aver conosciuto Andrea la prima volta, quando ancora faceva un lavoro che non lo soddisfava. Capita a tutti, no? Di vivere una vita e dire voglio cambiare qualcosa. E l'ha fatto e ha cambiato la vita ad altre persone. Quindi forse racconterò di quella forza e di quella voglia di cambiare il mondo che poi ci dà la forza di andare avanti. Marina, venuta da Milano a Chieti per vedere questo film e sei la prima singalese che arriva della tua terra in un documentario così emozionante. Cosa hai provato? Guarda, è stato emozionante vedere due ragazzi italiani legati tanto alla mia terra. Mi ha sorpresa, innanzitutto mi ha sorpresa. Poi la loro voglia di aiutare e portare un valore aggiuntivo al turismo è stato d'esempio anche per me, magari mi ha fatto pensare cosa potrei fare anche io per la mia terra, non solo comunque in generale nella vita cosa posso fare. A te possiamo chiederlo, però devi essere sincera, quanto è stato autentico questo film? 100% direi, sono emozionata tantissimo, a un certo punto avevo anche la pelle d'oca, e veramente bello, bello bello, non me l'aspettavo, ho visto il trailer, però è stato veramente bello bello.